Di fronte a queste due cose, cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate? I miei omaggi, mister Draghi. Facciamo la pace fuori. Facciamo la pace, dai. Di chi è stata la colpa? Che importa l'amore? Non perde, non vince mai. Non nascondo un certo imbarazzo nel averla vista intrappolare se medesimo in seno allo split di un condizionatore d'aria. Proprio lei, mister Draghi, che è persona di alta civiltà bancaria, italica prima, d'oltreoceano poi ed infine europea. Beh, insomma, mi ha lasciato da italiano, ecco, una ferita, perché ella comunque, piaccia o no, rappresenta in questo momento la nazione italiana. Di chi è stata la colpa? Che importa l'amore? Non perde, non vince mai. O la pace o il condizionatore? E io ho spento il condizionatore. Ma che vuol dire? Allora, io sono Mario Draghi, tu sei la Russia e lei è l'Ucraina. E io chi so? E tu sei l'italiano, l'italiano medio. E quindi io dico a te, volete la pace o il condizionatore acceso? Ma io voglio il condizionatore. No, tu devi dire la pace. Vabbè, tanto alla fine decido io e ho spento il condizionatore. Noi la questione non l'abbiamo proprio risolta. E io sto incazzato più di prima. E lei cosa si risponde su questo? Preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso? Condizioni sui condizionatori d'aria del popolo italiano. Presidente Draghi, non le sembra che sta un po' esagerando? Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Ecco, questo è quello che vogliamo. È un po' nervoso in questi ultimi giorni, in quanto è svanita la ipotesi di una sua candidatura al vertice della NATO, perché l'attuale detentore è stato prorogato nelle sue funzioni. Ma Stoltenberg è norvegese e il suo è un paese freddo. La guerra ormai non è più fredda, sta diventando sempre più calda. Così pare che Draghi abbia invano sollecitato la sua nomina al vertice NATO, ribadendo che egli è pur sempre espressione di un paese caldo e mediterraneo come l'Italia. Nonostante, ribadiamo noi, i servigi non egregiamente resi alla patria nella sua qualità di addetto alle svendite.